Una vita per combattere la mafia attraverso la penna e media. Lo scrittore e giornalista siciliano Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24, è uno dei vincitori della trentesima edizione del premio nazionale Paolo Borsellino. La cerimonia di premiazione si terrà domani, venerdì, dalle 10.30 a Pescara, in diretta su Rete8. Il premio a Di Girolamo in particolare nasce in virtù del suo ultimo libro, Matteo va alla guerra, pubblicato da Zolfo e considerato il miglior libro sulla mafia del 2022. Ma ascoltiamo lo scrittore. Ma è un libro che nasce con un'urgenza. L'urgenza era quella. E di sottrarsi alla retorica dell'anniversario 2022-92 sono 30 anni dalle grandi stragi di mafia e cercare di raccontare qualcosa che ancora non era stato detto questo è qualcosa che non era stato detto che dà il titolo a Matteo Valla Guerra e come la mafia trapanese abbia organizzato deciso e realizzato le stragi del 92-93 e come Matteo Messina Denaro boss latitante proprio dal 1993 abbia approfittato di queste stragi per prendere il comando di Cosa Nostra secondo me Intorno alle stragi abbiamo scritto di tutto, abbiamo detto di tutto. Ci siamo dimenticati del di cratere e quindi, siccome un giornalista deve occuparsi di fatti e in questi tempi di grande confusione anche sul fronte dell'antimafia, dobbiamo tornare ai fatti. Secondo me, questo libro, ecco perché parlo di urgenza, rispondeva a questa mia grande necessità, che poi era una seconda necessità. Quella di cambiare anche il racconto, eh, di provare a raccontare il male, anziché inseguire il fuggitivo. Questo significa anche ribaltare la prospettiva. Questo libro perché la legge ha un effetto straniante. A parlare infatti sono in prima persona i mafiosi che fecero con Matteo Messina Denaro, Rina e gli altri la guerra allo Stato. Mettersi dalla parte del torto è un esercizio utilissimo per chi scrive, non solo per un giornalista ma anche, ma anche per uno scrittore, perché cambia completamente la prospettiva di un racconto. Mettersi dalla parte del torto per capire, chiaramente non per compatire. Non solo i criminali, ma anche quei comportamenti mafiosi che si insinuano, la cosa grigia, il titolo tolo di un suo precedente fortunato libro ho scritto un libro tempo fa che è stato molto fortunato che si chiama Cosa Grigia e secondo me in questa espressione c'è il senso della nuova mafia, che non è più la cosa nostra, l'organizzazione criminale, ma è un'organizzazione di colletti bianchi, insomma di professionisti, imprenditori, politici, quelli che noi volte sono momento insospettabili, che si avvalgono dei sistemi della mafia per fare i loro interessi. Ci sono decine di reti criminali che si muovono nel nostro, nel nostro paese, ci sono decine di reti criminali in tutti, in tutti i settori. Ecco, Dobbiamo cambiare atteggiamento, è un discorso lungo e complesso e noi purtroppo alla lunghezza e alla complessità ormai non siamo abituati più.